non sono in grado di gestire la comunicazione. Salutiamo anche la nostra Sissi. E non gestiscono la comunicazione, quindi gli uomini, piuttosto che diciamo, correre il rischio di sentirsi incastrati, incastrati, perché questo tipo di donne ti fanno sentire incastrata. E invece tu devi cercare di liberare, no? Di non mettere più vincoli logici, ma diciamo iniziare a stimolare. Quindi il problema è che a livello logico-razionale non devi chiedere niente. Salutiamo anche il Gambino. A livello logico-razionale è sbagliatissimo chiedere le cose, no? Ah, io se non trovo un uomo che si fidanza non lo voglio. Ah, io voglio un fidanzato, io voglio sposarmi. Ah, ma a me piacciono tanto i bambini. Salutiamo Green Apple. A me piacciono tanto i bambini, io voglio almeno due bambini. No, ma io voglio sposarmi, non voglio mica convivere, io voglio un matrimonio. E qui, e qui, e lì, e. Salutiamo anche Tug. Quindi, invece, questo è il fatto che gli uomini si spaventano da questo punto di vista. Si spaventano perché si spaventano? Perché si sentono proprio soffocati, no? Sentono che gli manca l'aria, sentono, e talvolta, per dire, non se le vogliono neanche portare a letto, non se le vogliono neanche portare a letto queste, per il semplice fatto che loro dicono: se mi porta a letto questa, magari poi dopo mi rompe il cazzo di qui all'eternità. E questo è un altro punto da prendere in considerazione, un qualcosa che si sviluppa sempre. Tra l'altro, vedo un po' di persone che seguono il mio corso, quindi vi ricordo che il seminario sarà questa sera alle 18:45, non domani che non posso, ma questa sera, ore 18:45, ci sarà il seminario sul canale YouTube Massimo Taramasco. Poi lo metterò nella cosa, quindi il seminario lo vedrete questa sera. Quindi questa è una nota tecnica per chi segue il mio seminario sul canale Massimo Taramasco con l'abbonamento base. Allora, quindi invece una donna non deve mai, oppure ci sono donne che scagano il cazzo agli uomini attraverso la gelosia. Ci sono tante donne che cagano ca il cazzo agli uomini attraverso la gelosia, per cui queste spariscono gli uomini. Quelle che iniziano a dire, salutiamo anche Roxy, quelle che iniziano a dire: Emma, cosa fai? Emma, beh, ma qua, ma guarda che manco c'hanno una storia, e iniziano a rompere i coglioni con scenate di gelosia. Emma, t'ho visto che parlavi con quella, Emma, t'ho visto che parlavi con quello, Emma, tu t'ho visto che facevi questo, che facevi quello. Ci sono alcune donne che sono veramente, e quindi gli uomini scappano a gambe levate. Quelli che fanno scenate di gelosia, manco sono fidanzate, magari l'hanno conosciuto così, è un qualcosa di veramente. Questo è il canto del cigno della seduzione. Quindi puoi anche essere bella, se sei un cesso va bene, fatene una ragione, ma non importa essere bella, è proprio il modo di fare, che ha questo. Salutiamo anche Deborah, salutiamo anche Natale. Questo è un punto fondamentale. Sì, l'amore è anche libertà, ma questa tipologia di donne, diciamo, in realtà li mette in fuga gli uomini. Cioè, alla fine chi si terrà? Si terrà soltanto quattro sfigati che, diciamo, i morti di figa, praticamente. Gli MDF, i morti di figa che, non riuscendo ad avere, una donna, neanche a pagare, diciamo, si accontentano di questa. Rompicazzo, diciamo, si accontentano di questa rompicazzo e sono soltanto i morti di figa, diciamo, che perché quelli che invece hanno delle caratteristiche preferiscono non avere a che fare con donne così rompicoglioni, così cagacazzo, non le vogliono neanche come diceva mio nonno, non le vogliono neanche come compagne di processione, ovviamente, perché sono rompicoglioni. E comunque vanno a sollecitare la parte logica, perché gli esseri umani hanno una parte logica e una parte
emotiva. La parte logica ha tutti i meccanismi di difesa, no? La parte logica sente che tu gli stai rompendo i coglioni e quindi cerca di prendere ovviamente il più possibile distanze. La parte logica non vuole avere l'impegno, già la parola impegno è una parola estremamente negativa, no? La parola impegno sembra che uno debba, diciamo, impegnarsi, sembra che uno debba, come possiamo dire, avere situazioni di... Poi magari non è niente, però le persone, gli uomini in questo caso, temono, no? E quindi rinunciano. La rinuncia scatta anche rapidamente. La rinuncia scatta anche molto rapidamente. Quindi cioè il problema è quello, no? Il problema è che tu non sai comunicare. Comunichi mettendo vincoli, ma i vincoli fanno scappare. Il vincolo logico fa scappare, innesca il meccanismo di difesa. Tra l'altro, una donna, se vuole sedurre, deve essere tutto meno che gelosa. Anzi, dovrebbe utilizzare la psicologia inversa. E non si tratta di uomini pignoli, si tratta di donne che non sanno comunicare, mettono vincoli logici, no? Ma io voglio questo, ma io voglio quello. Ogni volta che tu metti un vincolo logico, ti vai a scontrare contro la sfera logica dell'altra persona. E quell'altra persona o è già d'accordo con te, cioè anche l'altra persona gli piace una donna rompicoglioni che gli fa scenate di gelosia o che gli dice quello che deve fare e quello che non deve fare, oppure se non trova una, cioè se la parte logica non è allineata, si sgancia, puoi essere tutto quello che vuoi, ma si sgancia, perché il problema, a parte i morti di figa, che quelli non sanno trovare, diciamo, non hanno nessuna capacità, quindi devi sviluppare delle cose completamente diverse, uno stile di comunicazione completamente, uno stile di comunicazione completamente diverso. E non si tratta di mandare un messaggio in più, un messaggio in meno, si tratta di essere persone cagacazzo, fondamentalmente, no? Pretenziose. E invece una donna che vuole diventare una donna seduttiva veramente, non deve mettere nessun vincolo logico, non deve avere nessuna forma di gelosia, deve diventare come un bel giardino, deve dimostrarsi accattivante. Ad esempio, l'arte di sviluppare una conversazione accattivante. Se tu sai accattivare, se tu sai attirare, se tu sai sviluppare un ascolto attivo, se tu sai sviluppare, diciamo, emotività, allora sì che riuscirai ad attrarre, allora sarà lui che vorrà prendere, diciamo, un impegno con te, perché temerà di perderti. Invece, se tu ti presenti come cagacazzo, lui non solo non teme di perderti, ma non vede l'ora che tu ti levi dai coglioni. Capite come la storia si stravolge completamente? Quindi le donne, non importa se siano belle, intelligenti, brave, di valore, di qualità, ma nel momento in cui mettono vincoli logici, vanno a scontrarsi contro la sfera logica, e quando ti scontri contro la sfera logica non hai possibilità, perché per la parte logica 2 più 2 fa sempre 2, solo 2 e non si lascia, e tutto quello che viene presentato come 2 più 2 diverso da 4, 2 più 2 fa sempre 4, tutto quello che viene presentato come 2 più 2 diverso da 4 lo pigli e lo butta nel cestino. Quindi devi sviluppare invece altre cose, non mettere nessun vincolo, ma sviluppare una conversazione accattivante, cioè fargli intendere che tu sei una donna accattivante, una donna che piace, una donna che attira. Devi sapergli far esprimere le sue emozioni, perché se tu gli fai esprimere le sue emozioni andrai a creare una nuova ed eterna alleanza tra te e la sua parte emotiva. Devi imparare, diciamo, queste strategie. Devi imparare, ad esempio, anche l'umorismo. L'umorismo
non è che soltanto le donne se ridono si innamorano. L'umorismo e il fascino sono potenti risorse per diventare una donna affascinante. L'umorismo può alleggerire una conversazione, puoi anche, diciamo, creare degli ancoraggi emozionali molto importanti. È uno dei mezzi più efficaci che anche le donne dovrebbero stabilire per creare un legame con un uomo. E tanto l'umorismo deve essere sottile, ironico, talvolta anche l'utilizzo dell'autoironia è importante, poi soprattutto devi esercitare fascino. Esercitare fascino è la cosa fondamentale, che non vuol dire mettere vincoli logici, vuol dire andare tutto sull'analogico. Il fascino è l'arte di catturare un uomo semplicemente con la tua, diciamo, presenza magnetica. Quindi si basa sulla sicurezza in se stessi. Ad esempio, una donna rompicoglioni che manda 500 messaggi. Emma, dove sei? Emma, cosa fai? Emma, ti ho visto che parlavi con quella. Emma, guarda che ho visto che parlavi con quell'altra. Emma, ti ho visto qua, ti ho visto là, facevi questo, facevi quello. Una donna che rompicoglioni in questo modo non attirerà e non è sicuramente una donna sicura di sé, perché è una donna sicura di sé che emette magnetismo, emette seduzione, è anche sicura in se stessa e quindi non ha bisogno di essere gelosa, perché lei è sicura. E quindi la fiducia in se stessa è la base del fascino. Credere in te stessa è la capacità di sedurre gli altri. Quindi devi manifestarlo anche esteriormente, ad esempio il potere del sorriso, il sorriso caloroso, devi esprimere energia, devi esprimere calore, devi esprimere forza, il calore. Beh, ma te, ecco, se li becchiamo a flirtare, tu non devi beccare nessuno a flirtare, tu devi iniziare, diciamo, a essere tu, a essere lui che ha bisogno di te. Quindi semmai devi essere tu che sei in grado di flirtare, sei tu che devi essere in grado di flirtare. Nel momento in cui tu inizi a mettere dei vincoli logici, vuol dire che sei una poveraccia, vuol dire che sei una disadattata, vuol dire che sei una mentecatta, vuol dire che sei una che non attira, vuol dire che sei una che cerca di accalappiare qualcuno. E un uomo, quando pensa che vuole essere accalappiato, un conto è se, diciamo, questo è il tuo fidanzato da una vita, avete una, ma soprattutto nelle fasi in cui le persone si conoscono, iniziano a interagire, è ovviamente sbagliato. Beh, è ovvio che se tu sei fidanzata con uno da una vita, e magari, diciamo, ma essere gelosi è comunque sbagliato. Quindi quando tu ti manifesti e incontri un uomo, devi avere un sorriso caloroso, che è un potente strumento di fascino, anche se sei in compagnia di altre persone, devi imparare a sviluppare l'ascolto attivo, devi imparare a creare mistero. Normalmente se rompicoglioni ti dicono, fanno il calcio minuto per minuto, no? Ti dicono minuto per minuto dove sono e vogliono sapere minuto per minuto dove sei tu, che è l'antimateria della seduzione, proprio il canto del cigno, no? Il mistero ti rende affascinante, non devi rivelare tutto subito di te, devi lasciare che gli altri scoprano gradualmente la tua personalità. Umorismo e fascino sono fondamentali nella seduzione, nel coinvolgimento, ma possono essere utilizzati proprio come, diciamo, modo di manifestare positivamente la propria personalità. Poi ovviamente devi anche saper sviluppare degli argomenti di conversazione seducenti, attraenti. La scelta dei giusti argomenti di conversazione per attrarre, per accattivare un uomo è sempre una combinazione, diciamo, di saper dare emozioni e conoscere l'altra persona. Quindi devi cercare di variare argomenti, evita di concentrarti su un solo tipo. Se a te piacciono le pecore di lana merinos, è inutile che parli di pecore di lana merinos. Cerca di evitare di concentrarti su un unico tipo di argomento, cerca di variare gli argomenti,
per mantenere sempre attivo l'interesse, per farti percepire come una donna di valore, farti percepire come una donna di qualità. Evita sempre le domande chiuse, no? Cerca di fare domande aperte in modo tale che la persona si apra e poi crea degli ancoraggi emozionali. L'utilizzo degli ancoraggi emozionali è fondamentale. Quando riesci a percepire che questa persona si sta agganciando, puoi, diciamo, ancorarlo attraverso uno stimolo visivo, uditivo, cinestesico. Chi fa il mio seminario di PNL lo sa. I temi di conversazione seducenti per quella persona. Salutiamo la Nespola, che devono essere calibrati, salutiamo anche Giovanna e Gina De Cazzan, che devono essere calibrati su quella persona, diciamo sono quelli che stimolano l'interesse. Se tu riesci a utilizzare, a toccare dei tasti che stimolano l'interesse, rafforzerai il tuo fascino. È ovvio che, certo, puoi parlare di cultura, ma soprattutto di passioni, e poi dipende da quelle che sono... diciamo le caratteristiche di quella persona, no? Con qualcuno potresti trattare argomenti di salute, benessere, fitness, progetti, insomma, nelle relazioni amorose, però la scelta degli argomenti è più collegata alla passione, far emergere la passione, far emergere il desiderio, condividere emozioni. Ecco, nel momento in cui tu riesci a creare le emozioni, anche semplicemente attraverso il dialogo, ad ancorarle, beh, avrai un vantaggio fantastico, no? Quindi queste sono cose fondamentali che devi mettere in atto. Ovviamente poi è anche importante che ti prendi cura del tuo aspetto fisico. L'aspetto fisico è fondamentale. Il rispetto, a parte che per fare domande dovresti abbonarvi al canale, comunque il rispetto nella seduzione è rispettare l'altra persona significa anche non essere invasivi nella vita dell'altra persona, no? Perché chi vuole condizionare la vita dell'altra persona è quello che non rispetta, chi è geloso è quello che non rispetta. Perché poi le persone gelose si fanno dei film, no? Quindi è un qualcosa di completamente errato. Noi dobbiamo attrarre, la seduzione non è un contratto fisico, è la capacità di attrarre, e non si attrae condizionando l'altra persona, non si attrae mettendo dei vincoli logici, anzi, mettere dei vincoli logici è proprio segno di mancanza di rispetto, perché una persona dice tu non devi fare questo, tu non devi fare quello, ma vattene a fare in culo, ma chi sei tu? Vattene a fare in culo, io faccio quello che mi piace, arrivederci, grazie. È ovvio che magari è diverso se siete sposati, avete due figli assieme, ma altrimenti fuori dai coglioni. Perché proprio questo è la mancanza di rispetto. Allora, prenderti cura del tuo aspetto fisico è un punto fondamentale. Prenditi cura del tuo aspetto fisico è un punto fondamentale. Ma non è tutto quello. L'aspetto fisico può aumentare la tua fiducia, può attirare l'attenzione, può contribuire a diventare affascinante, quindi devi prenderti cura di te. È ovvio che se mangi come una zampogna, ti viene un culo come una balena, cioè non è il massimo, no? Cioè dovresti prestare attenzione un po' al tuo aspetto fisico. Ci sono donne che, non dico che si trascurano, ma si inchiattiscono, ad esempio, no? Dopo una certa età tendono a inchiattirsi, invece anche gli uomini, ci sono anche uomini che hanno la panza da birra, le gambine magre, le braccine magre e hanno il panzone da birra. È ovvio che anche queste cose qua non vanno bene, quindi prendersi cura di se stessi è un punto fondamentale, è molto importante. Prendersi cura del proprio aspetto fisico e quindi anche l'abbigliamento, no? Devi scegliere uno stile d'abbigliamento che valorizzi la tua figura, che rifletta il tuo stile personale. Quello è un punto fondamentale. È importante, secondo me, una donna che coltivi la femminilità. L'aspetto fisico, ho il piacere, è sicuramente seducente, ma ogni donna può migliorarsi non vuol dire diventare una zoccolona da competizione, ma non vuol dire neanche essere una bigotta, insomma.
Quindi lo stile d'abbigliamento è un altro elemento chiave, no? Più che altro lo stile, l'importanza dello stile, perché lo stile, se tu esprimi la tua personalità attraverso uno stile, verrai identificata come donna unica, verrai identificata come donna di qualità, ma anche per gli uomini, no? Ad esempio, non so, mi viene in mente Gianni Agnelli. Gianni Agnelli magari faceva delle cose strane, no? L'orologio sul polsino, per dire. Era una cosa strana, ma Gianni Agnelli, che vabbè, era già un seduttore, no? Diciamo, secondo me è stato un grande seduttore, con una sua visione della vita particolare, ma adesso non parliamo di Gianni Agnelli, che mi sembra morto nel 2000 e qualcosa, insomma, per cui. Però, per dire, anche un accessorio, no? Il famoso orologio sul polsino ha fatto subito trend, ha fatto subito quindi, come dire, sono quelle persone che non usano diciamo, una situazione. Beh, un uomo che ti ama non scappa davanti a un dove sei amore, ma dipende che tipo di relazione c'è. Dove sei amore, tu puoi dirlo. Ma deve esserci una relazione in essere. Qui stiamo parlando soprattutto delle fasi della seduzione. E poi, se dove sei amore è una tantum, ma se dove sei amore glielo dici ogni 5 minuti, ma t'ho visto che parlavi con quella, ma ho visto che scriveva quella, ma tu qua, certo, cioè dipende tutto. Dove si amano entrambi e dove c'è una relazione consolidata, ovviamente, perché sennò viene visto come intrusivo, no? Cioè, dove sei, e se poi quello non ti risponde, ma non mi hai risposto, ma come mai, ma qui là, significa mancanza di fiducia. Significa mancanza di fiducia in un'altra persona, ma soprattutto mancanza di fiducia in se stessi. Perché se io non mi fido di me, penso di essere uno che vale poco. Allora dovrò cercare di tenermi le persone col controllo e questo non porta a nessun risultato. Quindi la fiducia in se stessa è il fondamento, diciamo, di una donna che abbia stile. Poi, ovviamente, lo stile d'abbigliamento deve essere uno stile particolare. Quindi io, diciamo, opto per quello che dico sempre, una gonna tubino, una camicetta e una, come dire. E i tacchi non altissimi, un abbigliamento diciamo generalmente sexy ma austero fondamentalmente. Quindi, comunque, questo è secondo me. Poi, ovviamente, con tutte le variazioni, ovviamente si possono usare degli accessori. Comunque, devono manifestare equilibrio. Devono manifestare equilibrio tra cosa? Equilibrio tra eleganza e femminilità. Quindi bisogna bilanciare la sensualità e la femminilità. Devi evitare di essere troppo provocante, ma anche di sembrare una bigotta fondamentalmente, no? Le bigotte non ottengono nessun risultato. Quindi lo stile d'abbigliamento deve esprimere soprattutto la tua personalità. E diciamo che quindi le cose fondamentali sono fiducia in se stessi dal punto di vista mentale, dimostrare salute mentale, perché una donna ansiosa, una donna che salutiamo Domitilla, una donna che ti dice ma qua, ma là, che ansiosa, che si preoccupa dove sei, cosa fai, eccetera, beh, è una donna che non dimostra fiducia in se stessa e quindi non ha tante capacità di conquistare. Quindi sono cose fondamentali. Ovviamente l'alimentazione equilibrata, no? Anche se mangi come uno scofano che ti riempie di cellulite, ti viene un culo grosso come una capanna, e beh, quello non è che. Quindi fai esercizio fisico regolare, è fondamentale. Quindi nelle relazioni sentimentali queste sono le cose fondamentali che attirano gli uomini. Attirano gli uomini e ti permettono di gestire le relazioni. Le relazioni non si gestiscono attraverso il controllo, le relazioni si gestiscono attraverso l'attrazione. Quindi una donna deve chiamare, deve essere in grado di attrarre. E il rispetto si manifesta anche nel non entrare
diciamo, nella privacy dell'altra persona. Anzi, è fondamentale mantenere sempre un po' di mistero. Mantenere sempre il mistero è un punto fondamentale. Mantenere sempre il mistero è un punto fondamentale. Però saper stimolare emozioni è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. Questo vale in tutte le relazioni. E quando una persona ti sta appiccicata come una cozza, come una patella sullo scoglio, o che è geloso, che è possessiva, quella è una relazione tossica. Devi chiuderla, perché le relazioni tossiche non ti porteranno da nessuna parte. Devi impostare dei limiti chiari, perché tu devi proteggere il tuo benessere emotivo, devi proteggere la tua libertà, e se la relazione è una relazione tossica, devi chiuderla, chiuderla, punto. Tanto, come dire, è una relazione che non ti porterà nulla di buono alla fine. Ovviamente questo poi, diciamo, anche in una relazione già avviata, bisogna sempre mantenere un po' di mistero, mantenere sempre un po' di... perché la seduzione è continua, deve essere continua. Se vuoi mantenere alta la passione, l'entusiasmo, devi prevenire la routine, devi prevenire il controllore. Se fai il carabiniere, gli uomini si ingegneranno meglio per farti le corna e alla fine si romperanno i coglioni. Quindi la seduzione è un processo continuo, anche quando c'è già una relazione in essere, anche quando già la relazione si è manifestata. Anche in una relazione duratura va manifestata la seduzione continua attraverso la comunicazione, attraverso il mistero, attraverso il sapere generare emotività. Questo è un punto fondamentale. In una relazione amorosa, diciamo, è importante saper gestire tutte queste variabili. La seduzione è fondamentale per mantenere vitalità. Bisogna imparare a gestire quindi le relazioni e gestirle al meglio, viverle in modo positivo. Fondamentale è l'ascolto attivo, ascoltando attentamente l'altra persona senza interromperla, cercando di capire il suo punto di vista. Cercando di manifestare un ascolto attivo, cercando di manifestare empatia con l'altra persona, cercando di vedere le cose dal loro punto di vista, non essere stressata, non essere isterica, perché le donne stressate, le donne isteriche non interessano a nessuno. Quindi, e poi diciamo, ci sono alcune cose che vanno assolutamente eliminate: la gelosia, la routine eccessiva, una scarsa intimità emotiva e un'abitudinarietà fondamentalmente che non porta poi alla fine, a lungo termine, nessun vantaggio. Questo è un po' quello che uno dovrebbe imparare a fare, no? Si tratta di imparare, comunque la comunicazione, no? Si tratta di imparare anche nelle relazioni sentimentali a esercitare leadership, cioè diventare un riferimento. Perché se tu diventi un riferimento, difficilmente le persone si allontanano da te, ti cercano, ti vogliono e ti desiderano. Ecco, queste sono le cose fondamentali che dovete fare se, per invertire la situazione, per evitare che un uomo passerà da temere di impegnarsi con te a desiderare di impegnarsi con te, perché ti valuterà come la donna giusta, ti valuterà come una donna di valore, ti valuterà come una donna di qualità. Questo è quello che dovresti imparare a fare.